Buonasera, buongiorno. Allora, l'abito da lavoro della illustratrice degli abiti da lavoro è un abito un po' particolare, perché è di una stoffa un po' speciale, che muta come la pelle di un'iguana che si mimetizza a seconda di dove si trovi. Non è però il pericolo che fa mutare l'abito da lavoro dell'illustratrice. L'abito cambia a seconda di quello che deve fare e della persona alla quale si sta relazionando. Il mio abito è pieno di specchietti, per questo che l'abito cambia continuamente. Eccolo qua, ci sono molti specchietti tutti cuciti sulla stoffa e per fare questo mi sono fatta aiutare da alcuni protagonisti del libretto. Dal sarto, che prima che esaurisse i suoi fili li ha cuciti amorevolmente, per lucidarli ci ha pensato il disoccupato nei tempi buchi fra un'intervista e l'altra, e a procurarli numerosi e di bellissime forme ci ha pensato il clandestino, che di specchietti ne ha tanti, anche in tasca. Questo abito poi ha dei sottilissimi fili nella trama della sua stoffa, che sono degli specie di wifi molto speciale, che lo mettono in comunicazione col poeta e con la memoria. Il poeta scrive queste storie e in una legge in una vita la vita di tutti e in una storia la storia di una moltitudine. E l'abito cambia continuamente, rispecchiando appunto tutte queste storie. Io ho indossato questo abito da lavoro dell'illustratrice, ma poi in realtà li ho indossati veramente tutti, perché nel ricevere quotidianamente queste bellissime storie da Giacomo Ghidelli, veramente io mi riuscivo a impersonificare in ognuno di questi personaggi. Infatti, ci sono alcuni abiti che sono molto, molto chiaramente per tutti noi, come l'abito dell'innamorato, del vivente. Tutti abbiamo avuto un fidanzato, siamo stati innamorati e abbiamo sentito quel magico, momento in cui non c'è distinzione fra il ricevere e il dare. Tutti siamo stati innamorati, tutti siamo. Ci siamo trovati sotto l'albero di fichi maturi con un uomo, con una donna, a essere incantati, goduriosi e gaudenti. Altri abiti invece erano un pochino più difficili, un pochino più rari da impersonificare o da comunque sentire come i miei abiti, come quello del matto, come quello del clandestino, come quello del cieco, come quello dell'abusata. Però poi in realtà, pensandoci bene, anche questi abiti erano abiti miei, perché vabbè, non è facile parlarne in pubblico in termini di esperienza personale, però a nessuno piacerebbe infatti dire sono impazzito, sono stato abusato. Però poi, usando un po' una chiave metaforica di lettura, in realtà io mi sono vista in tutti questi abiti, persino in quello della imbalsamatrice degli uccelli. Infatti, quando ero piccolina, a 8 anni, un uccellino l'ho imbalsamato quasi completamente, veramente pure io, e poi l'ho sepolto ai piedi di una palma. Ma questa è una lunga storia. Quello che però mi ricordo è che anch'io ho sentito questa nostalgia di questo volo che più non sfrecciava nel cielo azzurro e anche la nostalgia di quello che sarebbe stato il senso di mancanza che avrei avuto poi, quando sarei diventata più grande, per i miei cari, quando il volo l'avrei spiccato io. E infatti poi fu così, perché a 19 anni, no, anzi a 22 anni, partii e me ne andai da un'altra parte per quasi 20 anni. Dunque, sì, effettivamente tutti questi abiti li ho indossati anch'io ed è stata un'esperienza veramente fantastica e interessante e mi piacerebbe che andasse avanti, che ci fossero altri abiti da indossare perché in realtà poi stimola veramente il contatto con se stessi e sarei veramente curiosa di sapere se questo libretto lo leggeste anche voi, se avrebbe lo stesso risultato anche con voi, se vi succederebbe la stessa cosa. Io credo veramente di sì. Io
Il mio abito della vita è un abito mutante in tutti i casi, nel senso che per me lo spostamento, il cambiamento è alla base del mio vivere. Dunque questo succede nella vita, fisicamente, geograficamente, e succede anche nel lavoro. Infatti il mio lavoro continua a cambiare, cambia di continuo. Dunque che io faccia gioielli, oggetti, quadri, video, illustrazioni, poesie, veramente non cambia molto il succo del discorso, perché il succo del mio discorso è la trasformazione e il movimento. E il trait d'union, l'unico trait d'union vero e proprio è il colore. Col colore io credo di fare tutto e non lo indosso veramente molto, però lo uso sempre il colore e mi circondo sempre di colore e non potrei farne meno. E dunque, nonostante sappia di rischiare facendo così, cambiando, colorando, tante volte non vengo riconosciuta, però io devo farlo perché è la mia natura, dunque non posso fare diversamente. Dunque io vi stimolo a guardare questo libretto, a cercare voi stessi anche nel cieco, in un momento in cui magari si cerca la luce, si è bisognosi. Si diventa ciechi o cercare l'innamorato, cercare tutti i personaggi in voi stessi, secondo me è Anche interessantissimo. È un lanciatore bel di viaggio. coltelli, Scusa? anche Ah sì, assolutamente, il lanciatore di coltelli, me l'ero dimenticata. Infatti quello era l'abito che più mi sembrava ostico, mi sembrava difficilissimo mettere quel vestito. Poi in realtà mi sono resa conto che i coltelli, ovviamente possono essere le parole. E il lanciatore di coltelli, quest'uomo preciso e così acuto e così bravissimo nel lanciarli, in realtà io poi l'ho visto in una relazione che ebbi qualche anno fa con un uomo intelligentissimo, un po' sadico, che però nelle sue forme di pensiero era così infallibile, intelligente e affascinante che assolutamente lo posso riconoscere come un lanciatore di coltelli. Dunque mi sono assolutamente trovata a riconoscermi nella moglie del lanciatore di coltelli. Buona lettura.